Hai mai sentito parlare di pet therapy? Cos'hai detto, pet therapy? Sì, ok, ma sai cos'è? Noi mica tanto. Oggi andiamo a scoprirlo. Oggi vi racconto l'avventura di Filo e Shirley che proveranno a fare pet therapy per un giorno. Sarà una giornata emozionante anche per noi canolini. Conosceremo tante persone fantastiche e tanti animali un po' strani. Uno somigliava a Shirley. E poi Shirley è stata aggredita da un cane gigante con le zampe dure. Partiamo! Sì, però io voglio stare avanti, Filo. Spingi su sto gas! Ma non si può, ma chi t'ha detto? Dai, vai forte, Filo! Ma Shirley poi, poverina... Dai, non ti preoccupare di Shirley, spingi il gas! Io mi metto qui! Shirley che è rimasta da sola. Shirley, come ci si sente se è stata abbandonata? È meglio, sto più larga! Shirley, non te la prendere se sono passata davanti, però volevo stare vicino a Filo perché secondo me non sa guidare, sai? Oh, buono sto salamino, ma lo compri, Filo! Quello, ma uffa! Non va bene. Allora, adesso fai la brava qua, non passare davanti, eh? Passare davanti? Ma anche io? Ma io non ho fatto niente, Filo, neanche prima, Sarà meglio, stiamo a vedere. No, Shirley, ma mi ha spinto no, Shirley, no, Filo! No. Quando mi fai scendere dalla macchina? Cavacca! E dopo un paio d'ore di macchina, eccoci arrivati al CAT, al Centro Armonico Terapeutico. Ma siccome in questo posto c'erano tanti canolini e quella era casa loro, io e Shirley abbiamo dovuto fare amicizia con loro nel giardino. Oh, finalmente arrivati, come stavo bella larga! Ah, adesso sei incastrata. No, aspetta, Shirley, aspettami, Shirley, fatemi uscire, Filo, per favore! Mari è arrabbiata con lui. E la capiamo. Due femmine contro due femmine. E anche maciste, che sembra un uomo, è grosso, no? Ecco maciste. È il cane da guardia lui. Aiuto, chi è questo qui che mi vuole usare? Ma neanche il tempo di scendere dalla macchina che siamo stati accolti in maniera singolare. Fai di fama? Fate video sui cani? No, faccio solo video sui cani. Saluta Andone! Salve! Benvenuti nel mio vero podcast. Qui è Alastor Alexander. Non sapevo di essere nel lo stress che vi porta compagnia. Restate sintonizzati. Più bravo di te. Sono scioccato. Più bravo di te. Incredibile. Siamo entrati da 30 secondi, raga, è bellissimo. Filo e Shirley lavoreranno per un giorno intero con i ragazzi del CAT, che non vuol dire gatto, per fortuna. Filo e Shirley lavoreranno con i ragazzi nei recinti degli animali e alla fine apriranno tutti insieme lo zainetto segreto di Shirley che ho preparato io. Ci ho messo dentro una sorpresa incredibile, ragazzi. State a vedere. Dopo mi fai la reaction a questo video? Benissimo. Bene. Se ne va. Lui, mentre tu parli, lui se ne va. Margherita, cos'è la pet therapy? Allora, la pet therapy sono tutte quelle attività, quei momenti e quei progetti dove l'animale fa da mediatore una relazione d'aiuto. Quindi apre canali comunicativi, canali relazionali e poi è l'equipe che direziona questa apertura rispetto agli obiettivi del progetto. Coinvolgiamo gli animali, proprietario e animale, come veicolo per ottenere un benessere per persone che per un motivo o per l'altro ne hanno bisogno. Una cosa molto importante però è arrivare al benessere delle persone mantenendo anche il benessere per l'animale. Racconta un po' chi sei, cosa fai qua al CAT. Ho 27 anni, sono mezzo russo, sono italiano. La mia animale guida è il riccio, infatti sono una persona molto intelligente, quanto piccola e voluta. In versione Harry Potter sono sia a Gryffondor che a Serpeverde. Comodo te. Lavoro qua come esperto, quasi professionale. Frequento il... Qual è il tuo animale preferito del CAT? L'asino, perché è l'attimo animale guida, perché sono testato quanto un mulo. Ciao a tutti, piacere, io sono Blubli. Bravi, fatemi un po' di caresse, grazie. Tra poco vi faccio conoscere la mia aiutante Shirley. Allora Marco, diciamo a Filippo e Chiara come si chiama la tua tabella. Lala. Lalla. Noi questa la chiamiamo Lalla, la Marti la chiamiamo Lalla. Chi sei tu? Se ti dovessi descrivere, sei la Marti. Cosa ci dici? In modo più facile piace. Ascoltare la musica. Che musica? Nana. La nina nanna. E ascolta Marti, qual è il tuo animale preferito del CAT? Cane. Il cane? Quale? Marrone. Il cane marrone. Shirley. L'ha appena visto. Shirley! Ma io? Non mi sono ancora presentata! Qua al centro abbiamo vari animali, cavalli, gli asini, conigli,
una tartaruga e un maialino maialone. Vai. Maialino maialone, ma intendi Shirley? No. È anche un centro specializzato e riconosciuto con animali residenti. Ma chi può essere d'aiuto questo tipo di attività? Allora, in realtà non c'è un target specifico, nel senso che noi offriamo queste esperienze e questi progetti a tutte le età della vita. Si modifica il progetto a seconda delle caratteristiche e bisogni di ognuno. Cavalli più asini. Fino, ho visto qualcosa in quel recinto. Se ne va. È meglio se lo vado a dire a Shirley. Anche Shirley. Ciao. Questo l'ho già visto una volta al mare quando ero con Mary Alice. Via, via, via. Shirley. Io non ho paura di Shirley. Va bene, me ne vado, ma tornerò. Fino quella volta al mare mi sono fatto la pipì addosso. No, ma non devi avere paura, Blu. Puoi andare ad annusarli, basta che non entri nel loro recinto. E come se ci tornerà? Torneremo nel loro recinto e Shirley verrà presa a calci da un asino. Ma come potete vedere sta benissimo. Ascolta, adesso tu mi devi aiutare, anzi io ti aiuto a te perché sei te l'esperto. Ci aiuto a spostare i cavalli da... Dove sono adesso? Che sono dove? Sempre lì. Dove stanno. Dove stanno? Nel recinto, perché noi dobbiamo fare la stalla. Cioè, prendo il più piccolo, che però è 100 kg. Oh, porca miseria. È grande tipo come Shirley, ma pesa 100 kg. Ciao. Ma perché ti strisci così? In che senso? Aiuto. Siamo pronti a fare la stalla. Però mi hanno vestito da clown solo a me, loro sono messi sui stivali. Ascolta, Alan, Alex, ma io ho capito, dobbiamo andare a dar da mangiare ai conigli. Per dar da mangiare ai conigli mi hai vestito così. Sei sicuro che non mi stai prendendo in giro, vero? Perché vestirti così? Per fare la bella impressione, lo stile. Filo, comincio a avere un po' di languorino. Me ne vado, se no me lo mangio. Vieni via, Blu. Blu? Filo? Hai trovato i coniglietti? Shirley dice che quello è buono da mangiare, fammelo provare, vieni qua, dai! La pappa che sta arrivando. Non mangiava qua a sera, sì, non vedo l'ora. Ciao! Ciao, coniglietti! Tutto? Ciao, coniglietti! Ciao! L'uomo che sussurrava i conigli. Da mangiare gli abbiamo dato, da bere gli abbiamo dato. Adesso per fare qualcosa con la cacca, sicuro, di solito. Ok, cresciamo un po' di dimensioni dai conigli, passiamo ai cavalli. Dimensioni in che senso? Perché i conigli ce l'hanno così, eh? Taglia. Guarda che noi tagliamo, ma qualcosa lo mettiamo, ti avviso, eh. Questo per esempio lo mettiamo. Questo lo mettiamo sicuro. Shirley è rimasta appassionata dei conigli. Eppure secondo me saresti così dolce, non ti dimenticherò mai. Mi sa che ho fatto bene a mettermi la tuta, Alex. Quando sarai tutto sporco alla fine ti prenderò in giro. Oh, ma state guardando tutti me a lavorare. Io qua. Oh, vieni, dai, Blu, vieni. Eccomi, Filo, ti aiuto io, aspettami che arrivo. Shirley, vieni con me. Saliamo sopra. Diamo il fine cavallo. No. Sì, il fine cavallino, sì. No! Siccome non voglio fare tutto io, Shirley, tu mi schiazzi il fieno. Non schiacci il fieno. Come dentro. Grazie, Shirley. Apri bene, se mi dio. Alla fama o le ambizioni umane. Ma lo sapete che tra poco un cavallo picchierà Shirley? Okay, siamo carichissimi. Vai. Mi sa che è un lavoro di cacca. Siamo di qua. Ok, io vado con Alex. Alex, stornutino. Sei pronta a lavorare, Shirley? Se c'è bisogno di fare la cacca, io sono sempre disponibile. Questa è la casa dei cavalli. Mamma mia, che puzza, io me ne vado. È quello che faccio tutti i giorni. Più o meno è la cacca di 4 cani tutti i giorni. Ciao, vi presento il matto con gli stivali. Posso aiutarti? Via, tu non lavori più. Io e Filippo facciamo un po' di pausa. Facciamo la siesta. Brava, sapere quello che deve fare. È stata brava quella ragazza a raccogliere la cacca, vero? Sì, Blu, è stata molto brava, è vero. Io sono stato molto più scarso nella stalla. Io e la Marti dobbiamo vuotare questa carriola nella montagna di M. Andiamo, Marti? Quanta emozione con il lavoro di M. Ruby? Vado, eh? Dai. Vengo anch'io sulla cacca, Filo, che bello. Ti ricordi quando la mangiavo da piccola? Già 30 cosa dobbiamo fare adesso? Ma guardate cosa ho visto! C'è Shirley, un'altra Shirley! Shirley trova contro... le differenze! Shirley contro Shirley! Bellissimo! Shirley non vuole rapportarsi con Aria, ma non perché non gli piace Aria, perché vuole andare da Bubu! Bubu sta arrivando! Bubu sta arrivando. Shirley di Campo Galliano, eccolo qua! Quanti anni ha Bubu? Dobbiamo mettere Shirley vicino... Quanto? Ma, come sono? Sai di solito
E gli ha fatto i denti, Shirley. Va bene, ha fatto bene. Ciao Shir! Ah, aspetta, non c'è Shir! Ha paura! Lo ignora, come se fosse un albero, non un animale. Hai visto come litigano? Che giocano con il bastone? Eh? Vai, prendiglielo! Tiraglielo! 3, 2, 1! Sbrigati, devi lanciare! Hai beccato proprio quello che parla tutto trattato che è la tua lingua. Non è che potrei avere un pescettino, per favore? Stiamo entrando nel regno dell'ultimo animaletto, che è una tartaruga di terra. A te la chiami e arriva? Sì, sì. Un cagnolino. Sì, lei è super socievole proprio. Questa non somiglia a Shirley, ma è veloce come Shirley. Oh, oh, Filo, c'è un sasso che si muove, Filo. Ma paura anche della tartaruga. Anche perché lei la insegue. Arriva. C'era che io una tartaruga da così vicino non l'ho mai vista, ma c'è una faccia proprio da dinosauro. Sì. Effettivamente questa cosa non l'ho mai vista neanch'io. Oh, chi è? Sono io. Shirley, ho sentito Filo che diceva che questo sasso si chiama tartaruga. Magari si mangia. E adesso andiamo con Shirley e accompagnati da Blue, che cercherà di fare da terza incomoda, a fare la vera e propria pet therapy. Per questa attività ci siamo portati dietro una bag con tutto lo starter pack di Shirley, con tutte le sue cose preferite, che andiamo a far esplorare ai ragazzi, e così potranno giocarci con lei e con i suoi giochi. Ma come si diventa operatore di interventi assistiti con gli animali? Cioè quello che stiamo facendo io e Shirley oggi, che non lo siamo. Allora, si diventa con una formazione certificata a livello nazionale che più o meno dura un anno e mezzo, dove ci sono parti teoriche e parti pratiche. Lei è un cane certificato. Sì, Olivia è una espertissima, all'età di Liz. Ci mancava solamente la vera e propria pet therapy e anche la guerra di Shirley col mulo, che però non avevamo prevista. La vedrete tra poco. Ah! Senza guardare, dai, tanto tirano fuori gli tutti. Occhi. Cos'è? Che cos'è? Secondo te cosa fanno con quella? Fallo là, così viene ripreso dalla telecamera. Vai! Ma no, ti ho detto di là! Brava! Brava! Prossimo gioco! Guardate! Wow! La marca è forzuta, eh! Come il filo per terra? Non ho voglia, Filo, fa caldo! Blu, abbiamo la riserva, vieni Blu Blu! Filo, questo gioco è bello, però non ci voglio giocare adesso. Apri ancora lo zainetto, che c'è un gioco bellissimo dentro. Andiamo avanti. Spazzolata. Funziona? Col sì, gel. Ma è per i peli. Se gli viene a avere la criniera non è colpa mia, è colpa della spazzola. Ciao Alex, mi pettini anche a me, per piacere. Oh, invasore. Grazie, grazie. Guarda qui che sei un po' sporcata. L'ultimo gioco sarà il più divertente. State a vedere. Vediamo cosa tira fuori la Marti. Questo è un guinzaglio con cui non serve usare le mani. Lo scambio di ruoli è così, il cane che porta il padrone in giro, e lei è il cane. Guarda che aspetta, devi sapere dove andiamo adesso, ti guarda. Ti guida la Vai, vai, cammina. Non so se Blu è convinta. La scatola nera. Allora, da mangiare questo... lo rivelo prima io, che la scatola nera la teniamo per ultima perché è una roba che spacca. L'odore, non devi mangiare. Mangiarlo in dito, che qua non lo vuoi. Niam, guarda che delica. Vuoi ancora, Marti? Vai, Shirley. Arriva Blu, che arriva. Tieni fermo, mangiagli la mano. Lo apro, così forse lo riconosci. Questo è un drone. Io ti ho detto che è un gioco preferito, ma in realtà non è proprio il gioco preferito di Shirley, anzi Shirley lo odia. No. A few moments later. Venuto! Secondo me si divertono. La fai cagare la tua. No! Dicono di essere ricco. No! Una cosa, passare anche il drone. Ti è piaciuto? La borsa. I giochi, okay. E c'è un gioco in particolare che ti è piaciuto? Quale? Il guinzaglio. Allora guarda, facciamo una cosa. Io te lo regalo e me lo ricompro io. Grazie. È tuo. Con Pippo, lo usi con Pippo, col tuo cane. Il cane di Potente buono, che c'è un regalo grosso per te. Ingegnere, ma io sono, vabbè. Il tuo regalo, ingegnere, è il drone. Se riesci a farlo andare, c'hai un drone. C'hai un cimelio. Bello, Ale! Chi ti dà il drone? Bravissima! Ti ha sleccassato. Ti dai un bacio a Blu, la ringrazi? No, sta facendo cose.
Alessia non vede l'ora di dire qualcosa, vi deve dire una roba, non si riesce più a contenere, quindi lascio la parola a lui. Ciao a tutti. Bene a tutti ragazzi, è stato bellissimo, ci vediamo allora ragazzi. Se volete essere stressati come vi deve, passate a Radio Esper, che è la grande stress, il grande stress che vi porta a compagnia. Iscrivetevi al canale. Solo questo dovevi dire. Iscrivetevi alla radio, alla Cat Stresser, e ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi. Bella. Ma proprio nel momento dei saluti è successa la cosa più incredibile. Questo asinello. Guarda. No, scappa Blu, scappa. Fuori, Shirley. Vai via, Shirley. Vieni, Shirley, vieni. Vieni qua. Vai. Via.